Hi everyone, this is Michael, and welcome to InkPods. When I was a child, my father was rather strict, and he was not known for his playful nature. Whenever he would get into our car to go someplace, my siblings and I would always ask if we could go with him, and he would usually tell us no. On one hot summer day, however, he surprised us. As we saw him approach the car that was parked in our driveway, we asked if we could come along. He said yes, and we couldn't believe it. Then we asked if some of our friends could also come with us. And much to our surprise, he agreed. This was way out of character for him. We all got into the car. There were 10 of us in total. We were all filled with a sense of adventure, as we had no idea where we were headed. It was a dream come true for us. My father started the engine, but instead of backing out of the driveway, he proceeded to pull into the garage. At first, we were disappointed, and then we all started to laugh as we got out of the car. My father ended up buying us all ice cream cones to make up for getting our hopes up. We still talk about it to this day. That's all for now. See you next time. Ciao. Ciao, sono Michael e benvenuti in InkPods. Quando ero bambino, mio padre era un po' severo e non era conosciuto per la sua giocosità. Ogni volta che saliva in macchina per andare da qualche parte, io e i miei fratelli gli chiedevamo se potessimo andare con lui. Di solito ci diceva di no. Un caldo giorno estivo, però, ci sorprese. Mentre lo vedevamo avvicinarsi alla macchina, che era parcheggiata nel nostro viale, gli chiedemmo se potessimo andare con lui. E lui disse di sì, e non ci potevamo credere. Poi gli chiedemmo se anche alcuni nostri amici potessero venire con noi, e sorprendentemente era d'accordo. Questo non era proprio normale per lui. Siamo saliti tutti quanti in macchina. In totale eravamo in 10. Eravamo pervasi da un senso di avventura, poiché non sapevamo dove saremmo andati. Era un sogno realizzato. Poi accese il motore, ma invece di andare in retromarcia, ha messo la macchina in garage. All'inizio eravamo delusi, ma tutti quanti hanno cominciato a ridere mentre scendevamo dalla macchina. Mio padre ci ha comprato dei coni di gelato per compensare il fatto di aver alimentato le nostre speranze. Ne parliamo ancora oggi. Che storia. È tutto per ora. Alla prossima. Ciao.